www.mariciopoli.it. Oggi parliamo di credito per i giovani, sì, fino a 25.000 euro, già. È uno strumento messo a punto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per consentire ai giovani la propria formazione, quindi giovani privi di mezzi finanziari sufficienti per intraprendere un percorso di studi. Il fondo si chiama Fondo per il credito ai giovani, fino a 25.000 euro per la propria formazione. Quindi, viene erogato in rate annuali di importo variabile dai 3 ai 5 mila euro. Il prestito va restituito in massimo 15 anni a partire dal 30° mese dopo aver ricevuto l'ultima rata. Come si può richiedere questo prestito? Si può richiedere tramite la Carta Giovani Nazionale, nella sezione Istruzione e Formazione. Una volta accertati tutti i requisiti, vengono erogati direttamente dalle banche convenzionate che hanno aderito all'iniziativa. A chi è rivolto, come si può accedere a questo fondo? Gli studenti che con voti superiori a 75 centesimi per il diploma di superiore, oppure per 100, 110 per il voto di laurea, che possono anche attestare di essere iscritti a un corso di laurea e aver superato almeno la metà degli esami previsti nel piano di studi fino a quel momento. Vi riporto qui poi il link a Giovani 2030 e che riporta la notizia e le modalità di poter accedere a questi fondi per la formazione. Quindi un piccolo clip di educazione finanziaria, ma sostanziale per i giovani e per la propria formazione. Alla prossima!